Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di The Binding of Isaac Afterworld Plus. Oggi vi presenterò una run abbastanza breve per i canoni, sperando che vada bene. Vale a dire, vorrei prendere l'achievement Zip, che consiste nel battere The Lamb entro 20 minuti. Quindi, dato che non me ne frega niente di fare le cose per bene, ma solo di sbloccare l'achievement, ci diamo tutti i vantaggi possibili, ossia partiamo con Azazel e giochiamo a normale. Mi sembra un'ottima cosa da fare oggi, perché non ho tantissimo tempo per giocare, perché più tardi devo uscire, vado al cinema, vedere il nuovo Spider-Man. Se frega qualcuno non lo so. Comunque, con Azazel, diciamo, è molto fattibile, però non. Con questo è molto buono. È molto fattibile, ma non. Non sono particolarmente bravo nel fare le speedrun in generale, quindi vediamo come va. Notare mostro che è velocizzato. Infatti la fisica dei proiettili è sputtanata. Ok. Bloodclot credo sia inutile, andiamo avanti. Azazel è il personaggio delle speedrun alla fine, quindi ha senso, però comunque arrivare a fare. Ok, niente. Arrivare a fare comunque una run intera sotto i 20 minuti non è uno scherzo, nemmeno con Azazel. Dipende dal culo che abbiamo con gli oggetti che troviamo. Che idiota. Madonna, che idiota. Per un oggetto che non ho manco raccolto. Forse sto giocando troppo lento, non lo so, non è una cosa alla quale mi sono preparato. Se trovassimo tipo la pala magari sarebbe ideale, ma è ancora tutto velocizzato? No, non credo. The Haunt. Ok. Colpo finale con la cannuccia, Little Steven non è un aumento di vita e quindi non ci permette di raccogliere la Guppy's Tail, che comunque non è la cosa più importante in questo momento. Una Curse of the Labyrinth è un ottimo modo per diventare più veloci. Mi accontenterei di un aumento di range comunque se il gioco non ci vuole dare un aumento di danno o di tears. Altra chiave. C'è un altro achievement. Porca troia. Ok. Male, 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 male. Malissimo. Non so correre. Non so giocare di fretta. Non so giocare neanche con Azazel, se per questo. Grande. Finalmente la cannuccia che torna utile, ma sarebbe ancora più utile se avessimo più danno. Ah! Fuori uno, fuori due, la left hand ci può tornare utile. Anche se abbiamo già rinunciato a un oggetto di cappi. E il gioco ce ne dà un altro, quindi un po' me ne pento di averci rinunciato. Non riusciamo nemmeno a far fuori tutti i ragni con un colpo della cannuccia.
Vediamo che c'è qui dentro. Sarebbe tristissimo morire, ma neanche troppo assurdo. Ma Reflection, infatti, non è malissimo con Azazel. Cioè, un aumento di range un po' bizzarro, però è pur sempre un aumento di range. Ok. Ok. Allora, sì. Immagino che la cosa migliore da fare sia questa. Forza. Ok, assorbiamo tutti e due. Questo ci dà comunque degli aumenti di statistiche. Brimstone autoguidato, non lo so se fa. Si fa! Benissimo, benissimo. No, perché normalmente con Azazel non aiuta, però evidentemente abbiamo abbastanza range che diventa effettivamente utile. Maledizione. Ok. The Husk è facile, per fortuna. Il patto l'abbiamo ottenuto comunque. Andiamo avanti. Non stiamo andando molto veloci. 5 minuti e abbiamo fatto un paio di piani. Non c'è niente che valga realmente la pena. Gradirei trovare la pala, per esempio. Con il Void possiamo magari assorbire tutti gli oggetti inutili e così facendo velocizzarci. Grande. Il cubo di carne lo vorrei prendere, però. E andiamo avanti, non importa che abbiamo saltato la stanza del tesoro. Dobbiamo correre. Non importa neanche questo e credo che non importi neanche quello. Ok. Spoonbender ci aiuterà senza dubbio. Mi piacerebbe tantissimo trovare una bussola o roba simile. C'è. Lo sapevo che c'era ancora qualcosa. Questo lo assorbiamo, bene. Anche una carta di Emperor aiuterebbe. Pretty Fly è utile. Forza. Speriamo che il boss sia qui giù. No, però c'è il negozio, che è grid, il che non è bene. Però lo Steam Sale potrebbe tornare utile. Ok. Ottimo. Siamo da mamma, non me ne ero manco reso conto. Lo sapevo. Sto giocando incredibilmente di fretta. Patto angelico. Un attimo. Dobbiamo assolutamente far fuori quest'angelo senza morire. Che è una cosa fattibile. Maledizione. Ok. Prendiamo tutto. Immagino che le statistiche siano aumentate. Prendiamo il negativo perché il negativo è quello che ci serve. Niente di tutto ciò ci serve, quindi possiamo andare avanti. Però prendiamo un colpo e siamo morti. La buona notizia è che la velocità la stiamo avendo. Ok, vediamo un po'.
Attenzione. Salvato in extremis proprio. Però è anche vero che... Va bene. Poteva anche uscirci un cuoricino comunque. Forse sono troppo incauto. Beh, probabilmente in realtà, per arrivare fino a questo punto. Stavo per morire, porca troia. Dai, dammi due cuori. Quella poteva essere la nostra morte di nuovo. Benissimo. Per benissimo intendo che non è per niente bene, però questo può servire. C'ho Spades un altro, mi sembra superfluo. Ok. Ok. Non saprei se sto correndo. Aiuto. Ewaz. Può servire. Burcano. Minchia, tutte ste Ewaz però. Aiuto, no, 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 no. Sto pensando a che piano siamo. Utero 1, potremmo saltarlo. Però penso che abbiamo bisogno comunque degli oggetti del patto. Salterei il prossimo. Infatti il prossimo lo saltiamo, ok, deciso. Dai, però. E porca troia. Perché non stanno fermi? Vediamo se riesco a fare il boss. Loki non è troppo difficile. In realtà non è difficile per niente, però un HP comunque è solo un HP. Ci stiamo giocando praticamente col vecchio Delos in un certo senso. Questo è buono. Dai, shardiamo qua perché tanto lo dobbiamo mollare. E allora, usiamo Ewaz e poi ci prendiamo un altro Ewaz. Usiamo Ewaz e arriviamo allo Sheol. Ok, adesso penso che possiamo giocare un po' più con calma. Onde evitare di morire semplicemente. Ok. Potrebbe essere la speedrun proprio... Maledizione, questa cazzo di stanza mi ha fatto cagare in mano. E dai però. The Sun, perfetto. Ok, inutile. In questa situazione... Che odio. Questa cazzo di stanza che odio. Ok. Dicevo, io non ho mai fatto una speedrun sul canale. Questa sta andando incredibilmente veloce, però il prezzo da pagare mi sembra piuttosto alto. Cosa darei per un Soul Heart? Eppure offensivamente siamo messi piuttosto bene. Queste le assorbiamo. Mi piacerebbe avere un respawn, che ne so. Ok.
Vediamo se qui ci graziano. No. Bene, bene. Niente cuori. Speriamo che non sia una stanza pericolosa. È un aumento di vita. Ok. Ho appena deciso cosa fare. Facciamo un'altra stanza così abbiamo la carica. Rompiamo anche il teschio, non si sa mai. Perché con la carica dovremmo essere un pochettino. No, che brutta questa stanza. Perché vi può apparire il fantasma addosso. In effetti, non mi sono messo in un posto molto furbo. Comunque, con la carica del Void avremo un aiuto, però lo scontro contro Satana non è facile, quindi auguratemi buona fortuna. Ok, l'aiuto non è molto rilevante. Non credo che questo boss camperà a lungo. E intendo il nostro aiuto. Aiuto. Ok, confondo i nemici con gli amici. Maledizione. Porca troia. Va bene, abbiamo il tempo di fare un'altra partita. Peccato. Mi sarebbe bastato un altro HP, però il gioco avete visto che non ce ne ha regalati. Peccato, peccato. Facciamo un altro tentativo. Ok. Visto che deve essere così, sarà così. È inutile entrare al negozio. Maledizione. C'era una roccia tinta qui? No. L'avevo vista con la coda dell'occhio, ma evidentemente ho visto male. Ok. Ok. 55 secondi per il primo piano. Vediamo cosa c'è qui dentro. Lentissimo a caricare, però molto efficace quando colpisce perché è triplo. Bene. Non bene. Non è un buon oggetto. The Devil. No. Non è facile abituarsi a questa lentezza di carica. Che odio. Ora terrei questa. Non ci serve più potenziale offensivo, ma solo difensivo. Non abbiamo bombe. Però un'occhiata qui la possiamo dare lo stesso. Ci compriamo il Soul Art. Ok. La pillola è inutile. Littlehorn. Quasi ucciso in un singolo colpo. E si finisce da solo, buttandosi nel fuoco. Rotten Baby è buono. La run di prima aveva solo il problema della vita, perché in quanto a velocità eravamo a cavallo. Vediamo questa come va. Corso The Maze è l'opposto di quello che ci è capitato prima. Comunque, per una cosa o per l'altra, siamo sempre a 3 HP totali. Aiuto. Rotten Baby che ci aiuta tantissimo, va bene. Evidentemente non dobbiamo andare da quella parte. Ah, vabbè, non. In realtà è irrilevante perché abbiamo aggiunto una seconda Curse of the Maze praticamente. Per fortuna non dovrebbero sommare i propri effetti malefici.
Quel coso, infatti. Mi stavo calcolando le mosche che l'avevano colpito. Niente di utile. Stanza del tesoro, secondo me vale la pena visitarla. Sperando che sia qui e non c'è. Già che ci siamo. Alla fine è stato gratis. Abbiamo solo perso un pochino di tempo, ma in realtà ci abbiamo guadagnato. PhD può essere molto utile. Ok. Ottima stanza. Non possiamo perdere tutto il tempo del mondo, ma è un'ottima stanza. Quindi facciamo un salto al negozio che magari c'è la bussola. E che ho detto io? Prendiamoci anche l'extra vita. Ok, adesso possiamo giocare in maniera cauta. Sempre di fretta, ovviamente. Però, sapendo dove dobbiamo andare, siamo avvantaggiati notevolmente. No, ho sbagliato, ho mancato il colpo. Ce la facciamo? Sì. Ottimo. Grandioso. Non sono contentissimo di Krampus, ma ce lo facciamo. Ci dà il carbone e una pillola di I Can See Forever che non penso valga la pena tenere rispetto a The Fool. Vediamo cosa c'è qui. Penso che non valga la pena tenersi The Fool perché comunque a battere i boss ci mettiamo poco. Sono le stanze normali a darci più problemi che altro. Diamo un'occhiata anche qui. Rompiamo questa perché possiamo avere solo pillole positive. E poi Speed Up è buono. Explosive Diarrhea non lo è. Ok. No. Ci vorrà del tempo. Quello morirà alla prossima mosca. Questo ha mancato la carica, che è la cosa peggiore. Penso che valga la pena di visitare comunque le stanze del tesoro. Aia. Vabbè, abbiamo la vita, non è grave. Non va bene. Lo prendo. Magari diventiamo conjoined. Al negozio possiamo anche non andare, dato che abbiamo la bussola, che era la cosa che mi interessava di più. Abbiamo sbagliato strada. Abbiamo sbagliato strada di nuovo, però. Ma porca troia. Che cosa odiosa. Io qui ci vorrei perdere del tempo. Fanculo, idiota. Non me ne farei pentire, però, eh. Forza. Mannaggia. Ma a questo punto dove dobbiamo andare? Cioè, alla fine dal negozio ci passiamo lo stesso. Stavo andando nella strada giusta senza saperlo. Questo va bene. No, 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 assolutamente no. Mi sono messo a donare inavvertitamente. Prendiamo la Pandora's Box. La Pandora's Box, in che piano siamo? Catacombs 2. Ehm.
Mi sa che la uso. Non è valsa troppo la pena. Anche se possiamo rendere il pigiama più utile semplicemente perdendo vita in questa stanza. Ok. Ok, questa può tornare utile. Correre. Ok. Abbiamo corso. Siamo al Depths. Andiamo verso la stanza del tesoro. Una runa. Agalaz. Un buon posto dove usarla. The Lovers, inutile. Però la usiamo. Stanza vuota è bene. Shield e Tears immagino sia bene. C'è un cuore nero da qualche parte qui? Sì, non importa però. Questa stanza non è... Non vale la pena perderci del tempo. Ok. Prendiamo questo assolutamente. No! L'avevo scambiato per un altro worm, pazienza. Il Curve d'Orn comunque no, l'avrei mollato a priori allora. Shock Clubs può servire. I soldi ne possiamo fare a meno. Aumento di range va bene. Siamo conjoined. Che vi avevo detto. Quindi ora spariamo moltissimo. Ok. Dunk Depths 2. Niente di utile qui. Dobbiamo per forza farci mamma. Stavo considerando di non farla. Però ci serve il negativo. Ok. Blank Rune. Ansus è buono. Ma non buonissimo. A sto punto io ci andrei alla stanza di Isaac però. Non si sa mai. Visto che siamo qui. È una di quelle lerce. Volendo potremmo andare avanti. Però ripeto che ci dobbiamo necessariamente fare mamma. Facciamo uno, due. Ein Drowsy potrebbe servire. Speed up serve. Agency Forever è utile. Bombsar Key non è utile. Niente di utile, niente di utile. Beh, oddio, in realtà vale la pena far saltare il tizio. Non ci tengo a farmi questa stanza. Questa si può fare se solo il tempo di carica non fosse così alto, mamma mia. Il vero problema del tempo di carica così alto è che spesso e volentieri, come avete notato, mollo il tasto prima del tempo. No, decisamente no. Sì. Sì. Il resto può rimanere dov'è. Facciamo mamma. Abbastanza un secondo colpo. Ok. Niente patto. Stavo per prendere la Polaroid. Acido solforico può essere un aumento di vita. La Ludovico! Ok. E la carta The Fool improvvisamente trova un'utilità. Non so se la Ludovico sinergizzi con quello che già abbiamo, nel senso conjoined, in qualche modo. Sarebbe bello pensare di sì. Eppure il colpo triplo sarebbe bello pensare che in qualche modo sinergizzi, ma...
Temo sia un po' troppo ottimista. In ogni caso, con tutta probabilità, avremo meno problemi adesso. C'è una combo abbastanza buona, direi. Magari col senno di poi avrei preso degli oggetti diversi, ma non importa, dai. Non stiamo comunque andando abbastanza velocemente. Dai, però. Questi sono i nemici più odiosi. E vorrei finire questa stanza, però. Perché voglio fare un salto alla curse room. Che ci dà? Pertro, che non è. Secondo me ne è valsa la pena. Scolex non è un grosso problema. Sono più un problema. Ah, è lo Scolex quello che non funziona bene. Ci vorrà troppo tempo per farlo fuori. Ok, questo in realtà è utile, anche se l'avrei potuto rirollare. Però lo shot speed ci serve in questo caso specifico. Ok, per fortuna non abbiamo trovato nessuna Curse of the Lost, quindi tutto sommato ci sta andando bene. Perché possiamo sfruttare la bussola in ogni piano finora. C'è ancora tempo per cambiare, però insomma, finora è andata così. Il boss sta là. Niente di utile. Niente di utile. Questo sarà il nostro ultimo patto, quindi ci giochiamo Pertro, se serve. Le bombe possono sempre servire. Cleaves. Ah, giusto, Shielded Tears ci sta tornando parecchio utile. Grande! Veramente, magnifico. Se solo facessimo un po' più danno, però. Ok, è il nostro ultimo patto. Incubus che forse ho sbagliato, assolutamente ho sbagliato a prendere. Pentagram che comunque è utile. Andiamo avanti. Non avrei dovuto prendere Incubus, mannaggia a me. Mi sono scordato che con la Ludovico non fa begli effetti. Dov'è il boss in basso? Assolutamente no. Assolutamente no. Cioè, praticamente impossibile che spariamo un colpo di Incubus. Ok. Manca sto fantasmino. Vediamo se c'è una stanza segreta qua. Non c'è. Beh, non credo che moriamo da Satana questa volta. Però eravamo messi molto meglio prima, in un certo senso. Stavolta siamo messi molto meglio dal punto di vista della difesa. Però, perché mi fai st'attacco qua? Ok. Sta andando, sta andando. Potremmo andare al void. Ok, abbiamo circa 4 minuti per farci quest'intero piano. Penso che ci bastino.
Infested. Penso almeno che ci bastino. Ok. Sperando che la strada sia giusta. La bussola aiuta fino a un certo punto. E non possiamo comunque saltare stanze. Dai, ancora è vivo? Sarà che abbiamo comunque un danno quasi base. Ok. Cioè forza non ci serve. Ansuz, ok. Sì, stiamo andando dal lato giusto. E abbiamo usato quasi un minuto. Quindi, a logica matematica, beh, che è un po' uno spreco di cervello cercare di... Questo non... Beh, non c'è ragione di non prenderlo. Mettiamola così. Ce la dovremmo fare. L'importante è solo non morire da The Lamb. Dai. Morite. Avrei preferito trovarmi meglio preparato, però si può fare. Dai, dai, bravo così. Continua a sparare in modo che non mi può far male. Così, tra l'altro, gli abbiamo fatto male da solo. Metto un attimo pausa perché volevo leggere il seed. Non per altro. Attenzione. Che abbiamo il cerchio di difesa perfetto. Beh, quasi perfetto. Non è proprio perfetto. Lì non so come ho fatto a schivarlo perché... Onestamente... Mi sono tolto... Per puro istinto, ma... Ok, dai, ce l'abbiamo fatta. No, grazie, nessun Victory Lab per me, lap per me oggi. Ok, dai. Abbiamo sbloccato Ace of Diamonds. Ok, abbiamo perso una volta, però ok. Alla fine è venuto più o meno un episodio normale, dai. Spero che la run sia stata di vostro gradimento. Io per il momento vi saluto e ci vediamo alla prossima.